disposizioni non profit attive in Italia con riferimento all'anno 2019, poiché forniscono elementi particolarmente interessanti per ciò che riguarda il comparto delle attività sportive e dell'associazionismo che promuove lo sport sociale di base. Su più di 362.000 istituzioni di terzo settore, il 33,1% è rappresentato da soggetti la cui ragione sociale riguarda l'attività sportiva, la cultura motoria e il benessere. Ovvero più di 120.000 organizzazioni, nonostante un calo dell'1,7% rispetto al 2018. Un dato significativo che non tiene ancora conto dello scenario che il nostro tessuto sociale, economico, produttivo, culturale ha attraversato nel rapporto con la terribile pandemia, con la quale abbiamo ancora a che fare, nonostante i grandi risultati ottenuti sul piano della risposta sanitaria che ha permesso al Paese di ripartire. Tuttavia, è sotto gli occhi di tutti che il settore dello sport sociale, a differenza di quello legato al mondo olimpico e all'alto livello, ha subito restrizioni e protocolli stringenti che ne hanno fiaccato l'intera filiera, al netto di risultati leggermente incoraggianti che riguardano una ancora debole ripresa. Lo vedremo meglio nei prossimi mesi, quale sarà stata la reale ricaduta sociale sulle organizzazioni e sulle associazioni e società sportive di base, nonostante i sostegni che pur ci sono stati per quanto ancora insufficienti. Una realtà sociale però che in tutto il periodo della pandemia, soprattutto nel lockdown della primavera del 2020, ha saputo far emergere la propria responsabilità resiliente, mettendosi a disposizione delle istituzioni ai vari livelli per dare risposte alla grave crisi sanitaria e sociale che abbiamo vissuto e che ancora avvertiamo. L'associazionismo di promozione sociale dello sport ha preso parte alla catena di distribuzione dei pasti alle persone e alle famiglie con fragilità sociale in tantissimi comuni della penisola. Ha prodotto webinar, tutorial, con figure professionali per garantire sostegno psicologico alle persone anziane e a tantissimi adolescenti e bambini che si sono visti privati non solo di occasioni di sport e di attività fisica, ma soprattutto di opportunità di socializzazione, di evasione e di svago necessari alla costruzione di buone relazioni sociali. Tuttavia, questo mondo ha vissuto anche una forma, fatemelo dire così, di paradossale opportunità, ovvero aver fatto emergere dalla invisibilità sociale e politica il grande tema che riguarda la precarietà dei collaboratori sportivi sotto l'aspetto giuslavoristico e delle tutele. Il riconoscimento dell'indennità anche a favore della categoria dei lavoratori sportivi ha permesso la predisposizione di una piattaforma presso Sport e Salute, società a totale capitale pubblico controllata dal MEF, attraverso la quale consentire a chi opera a vario titolo nello sport dilettantistico di essere destinatari del provvedimento. Ma oggi ci imballa molto di più se guardiamo al futuro e delineiamo un quadro che possa permetterci di individuare le nuove sfide che abbiamo davanti come reti nazionali in rappresentanza della promozione sociale dello sport, ovvero una infrastrutturazione sociale che, nonostante le difficoltà, sta dando segnali di ripresa e che dovremo sempre di più mettere a frutto uscendo da una forma di autoreferenzialità dovuta spesso a questo doppio riconoscimento di cui sono destinatari gli enti di promozione sportiva. Da un lato quello del Comitato Olimpico Nazionale, quale ente pubblico di secondo livello, dall'altro quello dello Stato attraverso il decreto legislativo 117, codice del terzo settore. Pertanto, credo sia corretto dirlo di fronte all'Assemblea. Questo doppio binario ha fatto sì che nel complicato e complesso processo di riforma del terzo settore non tutte le organizzazioni dello sport sociale si sono mosse convinte di abbracciare questo nuovo orizzonte che l'articolo 5 del codice del terzo settore alla lettera T ci offre, ovvero il riconoscimento dell'organizzazione e gestione delle attività sportive e dilettantistiche come attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche e solidaristiche e di utilità sociale. Così è scritto. Di fronte alle nuove norme, è vero, una buona parte degli enti di promozione sportiva era più convinta della restante parte. Causa anche, da un lato, una forte resistenza del sistema sportivo che ne rivendicava le prerogative e, dall'altro, la forte spinta mediatica usata e a sprombattuto da consulenti, commercialisti e giuristi che a volte hanno addirittura ipotizzato l'idea, assolutamente senza senso, di un quarto settore per l'associazionismo sportivo. Nel tempo, però, e attraverso il lavoro fatto nel coordinamento e nell'esecutivo, e grazie all'impegno della portavoce Claudia Caschi e del direttore Maurizio Mumolo, che ringrazio insieme a tutto lo staff del forum, siamo riusciti ad annullare le distanze e ad accettare fortemente la sfida che la riforma ci pone, spesso usando modalità informali di confronto, non necessariamente passate attraverso convocazioni formali della consulta stessa.
maturando fortemente l'idea che il nostro ruolo nel forum e la stessa funzione del forum non è solo quella legittima di rappresentanza di interessi, ma anche una grande opportunità di crescita e di formazione nell'ambito del civismo attivo e della partecipazione democratica. E questa maturità ha trovato proprio come risposta agli effetti della pandemia, assumendo il ruolo di soggettività e proattiva per far emergere il ruolo che lo sport e l'attività fisica possono svolgere nella costruzione di una società resiliente e sostenibile, considerando il più ampio processo di ripresa economica e sociale. Vado a concludere, Benito. Affrancandosi da un paradigma culturale ormai superato, che vuole la pratica sportiva e la cultura motoria del benessere come attività dopo lavoristica e non invece come parte integrante del progetto di vita di ogni persona che misura la qualità del vivere attraverso la sostenibilità, innanzitutto del proprio corpo e delle relazioni sociali che attraverso esso produce. Per non parlare dell'impatto in termini di prevenzione e di inclusione sociale. Tre questioni che andiamo ancora davanti. E lo abbiamo visto qui, nell'intervento fatto dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando, riconoscimento forte, ha fatto tre passaggi sull'associazionismo sportivo e sugli enti di promozione sportiva rispetto al tema che avremo ancora in agenda, una fase che si è avviata di armonizzazione, di raccordo fra le due legislazioni, quella che riguarda appunto la riforma del terzo settore e la riforma dell'ordinamento sportivo, soprattutto sui temi del lavoro. Due, tema del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, chiudo, Benito, perdonami, solo 30 secondi. Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che prevede 1 miliardo solo sull'infrastrutturazione materiale, 700 milioni per l'impiantistica sportiva, 300 per l'impiantistica scolastica. Sulle missioni ci sarà un lavoro da fare per far emergere fortemente quello che è il valore sociale dell'attività motoria e sportiva. Chiudo davvero, ultimo telegramma. Noi stiamo lavorando, il 28 ci sarà un primo passaggio con il gruppo di lavoro al CESE, Comitato Economico Sociale Europeo, per promuovere un parere che possa avere due forme. Una, quella di riconoscere nello specifico un richiamo alle politiche di coesione 21-27 dello sport di promozione sociale. Due, di ottenere come indicatore di Eurostat sulla privazione materiale la deprivazione della pratica sportiva. Questa sarà l'agenda in termini di prospettiva che abbiamo davanti e ne approfitto, visto che io ormai oggi finisco la mia esperienza bellissima all'interno del forum, sia come componente dell'esecutivo, del coordinamento, come coordinatore di questa consulta, ringraziando Claudia e Maurizio perché mi hanno voluto, accompagnato anche nell'esperienza dell'esecutivo e del coordinamento, tutti i miei collaboratori che all'interno della consulta, Marco, Bruno, i componenti del coordinamento e dell'esecutivo, grazie a tutto lo staff per il straordinario lavoro che ha fatto e che sicuramente continuerà a fare. Grazie per la straordinaria esperienza umana.